Gubbio, la prima città di Don Matteo, la patria dei matti, è l'ex roccaforte del Movimento 5 Stelle in Umbria. Dal 39% delle ultime politiche sono passate al 9% qui a Gubbio. È stato un crollo totale, verticale. Scusate, ma che gli è successo ai 5 Stelle qui a Gubbio? Non pervenuti, non pervenuti. Dal 37 al 9. È andata bene, via, poteva andare peggio. Hanno rotto loro il PD. Perché Gubbio era la roccaforte del Movimento 5 Stelle in Umbria? Per il semplice fatto che l'anima di questa città è stata sempre di sinistra. Quando questo non è stato più vero, la gran parte degli elettori è confluita nel Movimento 5 Stelle. E perché li hanno abbandonati? I 5 Stelle hanno fatto saltare il PD e poi adesso si alleano col PD e questa cosa non è stata digerita. Il 5 Stelle è un partito finito. Finito, capisci? Perché praticamente, ma 5 Stelle si mette con il partito con il PD? Ma ti pare che io sono contento che il 5 Stelle si è messo col PD? È un matrimonio che non si doveva fare. La sera incontriamo 4 attivisti del movimento per seguire il post voto insieme a loro. Dalle urne un risultato senza sfumature. Donatella Cesei, nuova presidente della regione. È una sconfitta indubbiamente, insomma. Però era anche annunciata. I voti del Movimento 5 Stelle sono finiti nella destra, almeno su questo territorio. Che ce lo diceva proprio. Quando dice no, io quest'anno dopo questo accordo assolutamente. Io voto Lega. Di Maio è venuto la penultima sera della campagna elettorale, c'era la sala piena. Erano sulle 400 persone. Io dico solo adesso 400 persone, ha inciso molto. Questa scelta di fare questo patto civico, dico, ma proprio con l'Umbria doveva iniziare, proprio dopo quello che c'era stato. Ho sentito che si è snaturato negli anni. Dovevate continuare ad essere un pochino più matti? Ma secondo me sì. Andando a Gubbio è giusto dire matti. Andando a Gubbio. Non perché Gubbio è la città? Dei matti. E come fanno i matti a Gubbio? 3 giri intorno alla Fontana del Bargello. Salvini l'ha fatti. Ti va di fare 3 giri alla fontana? L'ha fatto Salvini? Ma io devo farli?